La messa, ce lo siamo già detti, è una celebrazione unica ma che ha due grandi polmoni, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Abbiamo anche ricordato che ognuna di queste due liturgie è preparata dai riti iniziali e dai riti di offertorio. Il momento della liturgia della parola ruota tutto attorno all'atteggiamento dell'ascolto, per cui serve attenzione, ma anche silenzio, perché è Dio stesso che ci parla. Attraverso le letture della Bibbia, cioè il grande libro di Dio, e la voce di chi va a proclamare le letture. Per questo chi legge le letture alla fine dice parola di Dio e chi ascolta con gioia dice rendiamo grazie a Dio, perché anche se attraverso la voce e il volto di chi le ha lette è Dio stesso che ha parlato. La domenica poi ci sono ben quattro letture. La prima è presa dall'Antico Testamento, la grande parte della Bibbia che raccoglie la storia del popolo di Israele con Dio, le promesse fatte da Dio e poi mantenute, i miracoli fatti da Dio per il suo popolo e con il suo popolo, i grandi personaggi che si sono fidati di Dio e le leggi fatte e date da Dio. Poi, subito dopo, viene proclamato il Salmo, anch'esso tratto dall'Antico Testamento, da una raccolta di 150 preghiere, dette appunto i Salmi, che venivano una volta cantate e furono usate anche da Gesù quando pregava. E infine c'è quella che noi chiamiamo la seconda lettura. È presa dal Nuovo Testamento, cioè da quella parte della Bibbia che va da Gesù in avanti. Spesso è tratta, da San Paolo Apostolo la lettura. Paolo che ci racconta la vita dei primi cristiani e anche alcuni modi per essere buoni cristiani nel mondo e soprattutto buoni cristiani che costruiscono la Chiesa. Questi sono come tre gradini per arrivare a comprendere il punto in cui Gesù stesso ci parla, ovvero il Vangelo, quello che raccoglie tutto Gesù, la sua vita, la sua parola, i suoi miracoli, i suoi insegnamenti, ma in una parola sola, tutto l'amore di Dio. Ebbene, il Vangelo, poiché ci parla di Gesù, il Figlio di Dio, alla fine il sacerdote, dopo averlo proclamato, dice parola del Signore, riferendosi proprio a Gesù. E chi ascolta con gioia dice: Lode a te, o Cristo.